Siamo in una fase politica particolarmente dinamica e quando dico politica, per quanto mi riguarda, sono le scelte che gli italiani hanno fatto lo scorso 4 marzo quando si è votati per il rinnovo del Parlamento e del Senato italiano. Quindi sono scelte ideologiche, scelte di appartenenza, scelte di politica alta, diciamo, che mettono l'Italia nelle condizioni gli italiani di affidare a un gruppo dirigente scelto per fare le scelte prossime che sono di carattere generale, quindi sono i trattati internazionali, sono l'economia, voglio dire, non è la piccola amministrazione come quando si fanno le elezioni regionali o ancora più quelle amministrative, quelle della città. Là si amministra praticamente la quotidianità, l'erogazione di servizi, diciamo, ecco. Ma invece il 4 marzo scorso siamo stati chiamati a fare delle scelte di carattere politico con la P maiuscola, a Dio piacendo. Chiaro, sono passati 45 giorni, oggi 20 aprile, diciamo che è un nulla di fatto. La Presidente del Senato ha rassegnato nelle mani del Presidente che il suo tentativo è andato a vuoto. Siamo sempre fermi e imballati su questi due pseudo vincitori, no? Perché non hanno vinto sia i 5 Stelle con il 32-33% e la coalizione, ma la legge elettorale diceva che c'era la possibilità di fare le coalizioni, il centrodestra che ha raccolto circa il 37%, 37 qualcosa o 37 meno qualcosa, poco cambia, diciamo il 37 e il 32, il 33%. Quindi queste sono le formazioni che sono state premiate dagli italiani. Tutte le vicende ormai siamo saturi da tutti i talk show, da tutte le esternazioni, da tutti i teatrini, diciamo, no? Anche simpatici. Penso alle performance del presidente Berlusconi, sia la scorsa settimana, quando contava, quando mimava la lettura del rappresentante della Lega, il rappresentante della coalizione di centrodestra, come altresì abbiamo visto ieri a Palazzo Giustiniani. All'uscita dei colloqui col Presidente del Senato, ecco, invece era compostamente fermo, forse faceva fatica, diciamo, in quel ruolo, non l'abbiamo mai visto in secondo piano, così è. Fino alle bordate di oggi, dove appunto si è lasciato andare zittendo praticamente in mala maniera davanti a tutti i microfoni, a tutte le telecamere, alla sua collaboratrice, l'onorevole Quarzulli, una cosa del genere. Ecco, dove ha voluto dire la sua, l'ha detto proprio sanguignamente, proprio con l'umanità che l'ha sempre contraddistinta nel bene e nel male, e diciamo che ha rotto un po' l'incantesimo, diciamo, no? E qui ha creato un po' i dissapori del segretario della Lega, il quale ovviamente stanno creando dei distinguo. Non so quanto c'è di pantomima, quanto c'è di vero, quanto possa essere possibile che la Lega abbandoni il centrodestra per andare a fare il gregario di minoranza praticamente ai pentastellati, perché i pesi sarebbero 32-33% i pentastellati e qualora si staccassero i 5 Stelle, i leghisti rappresenterebbero soltanto il socio di minoranza col 17%. Ma ripeto, siccome parliamo di altri sistemi, del centrodestra unitario che già amministra proficuamente, positivamente delle amministrazioni regionali, pensiamo alla Lombardia, pensiamo al Veneto, pensiamo alla Liguria. Ecco, voglio dire, mi sembra un po' improprio che Matteo Salvini possa appunto ipotizzare rompere l'incantesimo con il centrodestra, anche perché nell'uninominale i candidati targati Lega hanno acquisito i voti di tutta la componente del centrodestra, quindi dei forzisti come dei Fratelli d'Italia e quant'altro, e viceversa naturalmente. Quindi la situazione è notevolmente complicata. Tutti attendono che praticamente il Partito Democratico possa dire la propria, possa essere, e il Partito Democratico rappresenta in questo momento, ahimè, la storia poi. Io ricordo la notte quando uscirono praticamente i risultati elettorali, sembrava che tutto era delineato.
che ci fosse uno sconfitto che era il Partito Democratico e tutti gli altri che vincevano, diciamo, no? La sinistra, diciamo, poi l'EU è quasi sparita anche elettoralmente. Però poi nel corso di questi 45 giorni abbiamo visto che in effetti la legge elettorale non ha dato lo scettro della vittoria a nessuno, perché nessuno ha raggiunto il 40%, per cui la legge così proporzionale e poi questi veti, i 5 Stelle mettono i veti a Berlusconi prima, poi mettono il veto non solo a Berlusconi ma anche a Forza Italia, e di ieri invece spudoratamente mettono il veto a Berlusconi, a Forza Italia e ai Fratelli d'Italia. Quindi voglio dire, anche la Meloni dovrebbe restare fuori da questo patto. Viceversa, Berlusconi vorrebbe fare un governo con un appoggio larvato, seppur esterno, con il Partito Democratico, con i Dem, oppure presentarsi in Parlamento, così come dice anche Fratelli d'Italia, la Meloni, il centrodestra, per fare cercare quei 50, 60, 70 parlamentari che gli consentissero appunto di avere la maggioranza consolidata in tutte. Ma qui trova il diniego, la indisponibilità del segretario Matteo Salvini. Come se ne esce da questo? Il presidente Mattarella stasera si è preso 2 giorni di tempo, poverino, per cercare di dipanare la situazione. Arriva da Roma, fresco fresco, l'onorevole Giovanni Burtone, componente dell'Assemblea Nazionale del Partito Democratico. Conosce il Partito Democratico in tutti i meandri, conosce l'humus del Partito Democratico, che è la somma di democristiani e di ex PDSini o PC, quindi credo che il polso oggi, e credo che l'ago della bilancia, così come negli anni '80 la giocava il Partito Socialista in maniera spudorata di craxiana memoria, oggi potrebbe, se ci fosse un minimo di cinismo, potrebbe giocarlo forse il Partito Democratico, il quale invece ha detto: noi siamo stati scelti dagli elettori per stare all'opposizione, ed è alla finestra a guardarsi questo antipatico e diseducativo, in un momento di antipolitica come questo teatrino, che certamente non giova e non contribuisce assolutamente a invertire la tendenza della gente dell'antipolitica. Benvenuto, grazie di essere qui, onorevole Burtone. Grazie a voi, grazie a voi. Che mi dici? Ho fatto un quadretto, adesso sì, non so se... abbastanza largo, io condivido molte delle cose dette, mi sembra abbastanza oggettivo. E noi non siamo la finestra, però... la sensazione è quella, dice... No. Noi non facciamo dico, parte... dico di più, onorevole, è come se ve la stesse godendo. Diciamo. No, 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 non ce la stiamo godendo. No. Noi non facciamo parte di questo teatrino, però siamo preoccupati dal fatto che dopo 50 giorni non ci siano segni veri di un'ipotesi di governo. Il Presidente della Repubblica vuole fare ulteriori approfondimenti, giustamente. Noi sentiamo di dire alcune cose, mi permetta. La prima, quando si parla di legge elettorale, noi avevamo dato una legge elettorale al Paese che avrebbe permesso di fare un governo. Stiamo parlando del referendum del 4 dicembre 2016. Abbiamo avuto tanto. Sarebbe stato tutto più semplice, forse. Mi pare che alla luce dei risultati questo sia abbastanza evidente. Noi non pensavamo alla nostra vittoria, pensavamo alla vittoria del Paese, del corpo elettorale, di chi esprime una valutazione maggioritaria e ha il diritto dovere di governare, diritto ma anche dovere. Perché veda, poi qualcuno si è meravigliato del fatto che noi non abbiamo realizzato alcun accordo in campagna elettorale con altri partiti, tranne... i radicali. Con i radicali, ma era una cosa chiaramente non in una logica di maggioritario. Non l'abbiamo fatto perché pensiamo che gli italiani non meritino di essere presi in giro. Perché veda, la differenziazione tra la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia è sotto certi aspetti, su alcune questioni, abbastanza marcata. Lo dimostra la dichiarazione di Salvini, certo, in politica internazionale, dimostrano le... Di Maio. No, marcata intanto all'interno, certo, del centro-destra. Certo, certo.
quindi c'erano divisioni, si sono messi insieme nel centrodestra per raggiungere quel risultato, quello di diventare una coalizione di maggioranza, però non c'era il tessuto programmatico. Tajani dice una cosa, Salvini ne dice un'altra, diametralmente opposta su un fatto significativo che è la politica estera. Poi ci sono due partiti all'interno del centrodestra che inseguono la Le Pen, e sono la Lega e Fratelli d'Italia. In questo quadro però io sono rimasto piuttosto stupito di questa politica dei due forni richiamata da 5 Stelle. 5 Stelle ha ipotizzato un governo con il centrodestra senza Berlusconi e poi un governo eventualmente come subalterno con il Partito Democratico. E mi meraviglia il fatto che 5 Stelle non abbia valutato questa differenza sostanziale su alcuni temi con la Lega, con il partito della Meloni, con Fratelli d'Italia, che mi pare abbiano una posizione che farebbe arrossire i militanti del Movimento Sociale Italiano su alcune questioni. Ora, noi abbiamo visto all'inizio questa arroganza, questa diciamo euforia, spavalderia di Di Maio, che ha dato le carte, ha promosso l'elezione al Senato di Forza Italia e alla Camera di un rappresentante delle 5 Stelle, facendo capire che ci fosse un'intesa. Questa intesa ora non c'è e si chiama il Partito Democratico e si dice il Partito Democratico se ne sta alla finestra. Non è così, il Partito Democratico opera all'interno del Parlamento, ha ottenuto un risultato elettorale che doverosamente ci ha portato a dire governino coloro i quali hanno vinto. Lei si immagina se subito dopo il risultato elettorale fosse venuto fuori non Renzi, che deve essere messo per qualcuno fuori gioco, ma il reggente, se avesse detto bene siamo qua per vedere come si può operare per fare il governo, avrebbero detto ma come, lo sconfitto certo. Viene a chiedere posti di governo. Ora questo è il tema, cioè noi non abbiamo preso atto del ruolo che ci è stato assegnato dal corpo elettorale. Purtuttavia siamo convinti che noi siamo portatori di istanze della nostra comunità, quindi questo nostro peso elettorale, che non è inconsistente, noi non abbiamo preso il 3-5%, abbiamo preso oltre il 17%, quindi siamo rappresentanti di una parte importante del nostro paese, e in quella sede dovremmo far valere le nostre idee, le nostre proposte. Veda, io appartengo ad una diciamo posizione politica che è quella che gli accordi si fanno seriamente e si fanno nel momento in cui si trova un'intesa su alcune questioni. Io trovo francamente molto difficile che si possa trovare l'intesa con i rappresentanti del Movimento 5 Stelle su questioni importantissime che afferiscono alla politica estera, alla politica economica. Vedremo che cosa accadrà nelle prossime settimane, io e nei prossimi giorni. Io credo che dopo 50 giorni gli italiani debbano prendere atto che coloro i quali si dicevano vincitori e soprattutto avevano già portato la lista dei ministri, quindi con un atto che andava fuori la Costituzione, con questa spavalderia stanno dimostrando grandi limiti, che sono frutto di divisione con quel mondo che pensavano potesse essere alleato con loro. Ma temo che le divisioni siano più profonde, che la regia dello staff dell'azienda stia cominciando ad avere qualche problema. Potrebbe avere qualche problema nel raccordo di questo mondo che è all'interno del Movimento 5 Stelle. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni. Certo è che noi dopo 50 giorni dobbiamo anche considerare che il nostro è un paese che continua ad essere retto da un governo dimissionario che è rimasto a governare il paese, perché questi 5 anni sono stati anni difficili ma portati avanti con grande abilità, con fermezza e con capacità di guida.
Perché se il nostro paese ha questi margini di sicurezza e di stabilità, lo si deve al lavoro che è stato fatto con grande sacrificio in questi anni. Ritiene che ancora ci sia molto tempo per poter osservare qualche movimento? Di qualcuno, viene da ridere. No, viene da ridere, verrebbe da piangere, devo dire. Però dicono che il raffronto vada fatto con la Germania, che ha messo 6 mesi. La condizione della Germania, diciamo, è un po' differente rispetto a quella del nostro paese. E comunque poi, non mette mai nessuna formazione francamente politica. Da un, in Germania non un mette movimento, nessuna discussione sui patti internazionali. Diciamo. Per carità, là c'è un assetto condiviso. Appunto. Qua abbiamo visto che dopo qualche giorno è venuto fuori il segretario della Lega con ipotesi assolutamente discutibili a difesa di una forza internazionale, la Russia. All'interno del Movimento 5 Stelle non mi pare che questa sia una condizione fortemente condivisa nel promuovere una politica di lealtà al patto atlantico. Vedremo cosa accadrà. Io ho partecipato a qualche riunione in commissione esteri e su questioni importantissime che afferiscono alla democrazia di alcuni paesi, alle missioni internazionali di pace, e so qual è la posizione estremista di alcuni componenti del Movimento 5 Stelle, che in questo momento sono tacitati, però nel tempo potrebbero tornare. Fico, ma parlo anche di altri esponenti, Taverna, di Stefano, certo. di Battista, che continua ad essere, certo, un esponente leader del Movimento 5 Stelle, anche pronto, se certo, viaggia e fa altro in questo momento, però mi pare che la sua presa sul movimento sia ancora consistente, quindi vedremo cosa accadrà. Mi dispiace che il Paese non abbia avuto subito questo governo. Sembrava che dopo il patto di spartizione, nella logica più perversa del manuale Cencelli, tra Lega e 5 Stelle, nella definizione delle presidenze e dei comitati di presidenza della Camera e del Senato, che ci fosse la possibilità di arrivare a un governo. Ma governare il Paese è una cosa molto più complessa e difficile. Noi ci siamo nel lavoro parlamentare, saremo là disponibili a lavorare per migliorare i provvedimenti, per dare delle risposte al Paese, vedremo come sarà l'impostazione di tipo programmatico. Siamo rimasti particolarmente perplessi nel vedere questa sicurezza, questa sicumena di Maio, che voleva fare l'accordo con i lepenisti in Italia. Nelle prossime giornate verificheremo. Io spero, mi auguro, che il Partito Democratico abbia una posizione ferma. Certo, all'interno qualcuno, sempre in maniera tattica, cerca di mettere in difficoltà l'assetto maggioritario del partito, ma anche lì arriveremo a chiarimento. Io ho condiviso l'opportunità di rinviare l'assemblea, perché mentre il Paese parla, ecco, era un'assemblea in una settimana difficilissima, certo, perché il Paese è coinvolto nella vicenda della Siria, è un Paese che aspetta il governo, e fermarsi e discutere di fatti interni quando ci sono questioni internazionali e nazionali importantissime, per un partito che guarda al Paese come il Partito Democratico, diventa doveroso mettere al centro il Paese e non il partito. Onorevole Burtone, il risultato del 4 marzo per i pentastellati è un risultato considerevole, 11 milioni più di votanti, ma pare che nello studio dei flussi molti dei voti del Partito Democratico siano transitati dentro il Movimento 5 Stelle. Questo elettorato, solitamente l'elettorato di sinistra è un elettorato, uno che pesa, diciamo, anche l'apporto, no? Il voto dà un significato ideologico. Qualora i pentastellati concretizzassero un appoggio e quindi un governo con la destra,
leghista, per esempio, questi elettori, secondo lei, la reazione quale potrebbe essere? Guardi, io penso o questa è una componente che appunto ha acquisito il voto, poi vabbè, poi le strategie guardi, sono io non lo so se... demandate ad altri. No, ma io penso che se un non so voto... se è chiara la domanda. No, guardi, purtroppo con diciamo, la perdita dell'ancoraggio valoriale dei partiti, questa mobilità elettorale è diventata una cosa molto frequente. Penso che un uomo di sinistra che abbia votato per il Movimento 5 Stelle, se dovesse essere fatto un accordo con Fratelli d'Italia, la Lega e 5 Stelle, dovrebbero trovare il modo di riflettere. Cioè, io non credo che un uomo di sinistra si possa ritrovare sulle posizioni di Salvini, per esempio sull'immigrazione. Ora, io so che sui migranti bisogna fare anche una riflessione severa, critica, sul modo come c'è stata l'accoglienza, e bisogna fare un lavoro di riforma del sistema, però sentire le cose che dice Salvini, cioè che bisogna lasciarli là, bisogna evitare che arrivino persone che fuggono dalla guerra, dalla fame, è una cosa che non ha nulla in comune con la sinistra. Io troverei francamente sbagliato che un uomo di sinistra continuasse a votare per 5 Stelle alleati della Lega. Poi sa, ognuno ha una riflessione da fare, così come questa ipotesi per cui noi prima siamo stati pidiotti, gli idioti PD, siamo stati il partito sporco, il partito degli affari. Io sfiderei loro a dire quali sono questi sporchi affari, però ci hanno definito, ci sono dei giornali che mettono continuamente un decalogo delle definizioni fatte al Partito Democratico, e che ora solo con un'alleanza con 5 Stelle noi potremmo avere il battesimo salvifico, per cui tutti purificati. Io questo francamente non lo accetto, anche perché sa, l'esperienza politica mi dice che quando si fanno questo tipo di alleanze in questo modo, il risultato è che le cose buone fatte appartengono a loro, le cose fatte cattive appartengono comunque al partito sporco e brutto. Quindi io penso che una riflessione si debba fare, però a parte questo, ecco, io vorrei evitare che tutto diventasse tattica. Il problema vero è la convergenza di tipo programmatico. Il Paese ha bisogno di una risposta. Noi pensiamo che il nostro programma sia alternativo a quello di 5 Stelle, così come lo è alternativo col centrodestra. Il comitato scientifico di 5 Stelle che sta valutando, sovrapponendo i programmi elettorali, e arriveranno ad una sintesi, la leggeremo. Guardi, io ho partecipato in Commissione Affari Sociali a delle riunioni importanti di commissione in cui si è parlato per esempio di ricerca scientifica, e so le opinioni, diciamo, abbastanza discutibili del Movimento 5 Stelle sulla ricerca scientifica, che non fanno piangere, fanno veramente ridere, e quindi francamente sono pronto a discuterla anche nel confronto con alcuni esponenti del Movimento 5 Stelle. Quindi su questi temi che poi sono alla base dello sviluppo del Paese, perché quando dice ma no, la ricerca si può fare a meno, no, un Paese che non ha ricerca, certo, non affianca l'industria, non affianca l'innovazione, è un Paese finito, è un Paese subalterno. E l'Italia non può essere un paese subalterno. Poi abbiamo altri problemi, lo sappiamo, il problema del lavoro rimane centrale, specie a mezzogiorno, però io trovo a volte inconciliabili alcuni temi con coloro i quali sostengono un pauperismo falso, un modo di agire che non ha nessun ancoraggio con quelle che sono le condizioni reali. Brevissimamente, Regione Siciliana, per poi arrivare all'amministrazione comunale di Militello Val di Catania, di cui l'onorevole Burtone è sindaco. Guardi, la Regione Siciliana ogni giorno praticamente da 6 mesi, diciamo da novembre, sì, le elezioni regionali, 7-8 indagati, deputati,
tutti di centrodestra, pesante diciamo come statistica. No, è una situazione preoccupante. Ci vuole che arriviamo al 10% preoccupante del Parlamento siciliano. Nel senso che dà il segno che i partiti non abbiano fatto fino in fondo una selezione seria. Questa è una cosa che fa pensare, e tutto ciò crea discredito sulle istituzioni. Io penso che la regione siciliana abbia la necessità di un rilancio vero e invece scivola sempre più in basso. Poi l'azione del governo, dico questo, l'argine Musumeci non sta funzionando. Io penso che proprio ancora oggi non si avverta questo cambio di passo, perché la maggioranza credo stia molto stringendo gli spazi di manovra che un presidente eletto direttamente credo debba avere, debba richiamare, debba reclamare. Però non mi permetto ancora, è molto presto, fare analisi e giudizi. Ci si aspetta dal presidente Musumeci una presa di posizione chiara e netta, diciamo, no? Guardi, distingo, non basta i candidati non li ho scelti io, non basta, perché formalmente è il capo della coalizione. Sai, quando c'è l'apparentamento ognuno si fa carico, poi complessivamente appunto, la squadra è stato uno dei temi in campagna elettorale più richiamati. Cioè non si può più non fare il distinguo. Anche perché diciamo, la presenza di queste macchie non è una presenza irrilevante. Stanno toccando diverse province e ciò dà il segno di un'istituzione che sul profilo morale non attira la fiducia dei siciliani, e questo è molto preoccupante, molto amaro da dover dire. Io mi auguro che ci sia questo scatto, che il governo abbia la forza di svincolarsi dall'azione di pressione che c'è da parte di... Ma guardi, io credo abbia sbagliato dall'inizio a non reclamarlo subito questo spazio d'autonomia. L'elezione è stata l'elezione diretta, il presidente ha vinto soprattutto il presidente, certo, e quindi avrebbe dovuto anche nella formazione della giunta avere un'autonomia che mi pare alla fine non abbia avuto. Io lo dico questo, ripeto, con rispetto e senza voler essere tranciante, perché prima aveva detto scelgo io, poi ha detto scelgo in una terna, poi ha preso i nomi che gli hanno dato, e la giunta mi pare più rispondente alla logica della maggioranza che rispondente alla logica del presidente. Abbiamo avuto anche questa diciamo sgradita presenza di un personaggio che avrebbe dovuto dare lustro ad un settore che invece non ha fatto nulla. Parliamo dei beni culturali, che ora sta iniziando un altro cammino, non si capisce bene su che base, però ecco, noi ci attendiamo che ci sia una spinta, anche perché veda, tutti noi sappiamo e dobbiamo essere consapevoli che c'è bisogno di un tempo di rodaggio, però il tempo di rodaggio anche qui si sta esaurendo, perché siamo passati oltre 6 mesi, quindi parliamo... Beh, ma quando Salvini a Catania l'altro ieri dà un voto negativo all'azione di governo della regione... Ecco, e comunque lui fa parte della maggioranza, fa parte della maggioranza, al di là dei mal di pancia, diciamo. È stato uno di quelli che più ha insistito su un certo tipo di impostazione. Poi sa, la scelta di Musumeci è una scelta, sì, poi di Fratelli d'Italia, di lei mi pare, diciamo, che non ci sia molta nobiltà in quel giudizio, visto che era un giudizio espresso perché non c'è la presenza della Lega in giunta. Certo. Poi se vogliamo anche la Lega mi pare sia stata toccata, come purtroppo no, da un episodio anche lì abbastanza anche sgradevole, fare un artificio anche tecnico per cambiare i connotati di un candidato. Quello mi sembra veramente un aspetto puerile, che va oltre ogni immaginazione. Beh, è funzionato in alcune competizioni amministrative comunali, è funzionato, diciamo. Sì. C'è stato chiaramente non ha la rilevanza regionale. Diciamo. Regionale, poi ripeto, mi è sembrato... Ma qui a Caltagirone la scorsa elezione c'è stato, sotto gli occhi di tutti, diciamo. Però, ripeto, non è appunto
l'assemblea regionale. Certo. È un comune. E quello comunque l'assemblea, prima, la scelta amministrativa segna il passo, cioè diverso, diciamo. Oggi l'assemblea ha un punto di caduta che dovrebbe portare ad uno scatto in avanti, ad un'organizzazione dei lavori più trasparente, che sia proprio chiaro, netto, il senso di un cambio di marcia, cosa che non c'è. Invece, se poi leggiamo che le lungaggini nelle operazioni del varo delle leggi, di leggi anche importanti come la finanziaria, avrebbero potuto fare una scelta, io ne dico una a caso, quella di abolire il voto segreto in alcune votazioni, sì, per dare proprio il segno della trasparenza, dell'assunzione delle responsabilità degli atti. Io ho fatto questo e lo manifesto chiaramente e non mi nascondo col voto segreto. Però ecco, questo andazzo che è negativo sul piano morale finisce per essere anche conseguentemente un limite nell'azione politica amministrativa, e ciò non giova. Aspettiamo che ci sia uno scatto in avanti quantomeno del governo. Io sono all'opposizione in maniera netta, chiara. Noi siamo un partito che anche qui ci troviamo tra un potere espresso al centrodestra e l'opposizione anche di 5 Stelle, che è abbastanza consistente. Però ecco, noi ci muoviamo lungo quel solco. Però come siciliano non posso che auspicare che il governo dica la propria, batti un colpo, ecco, che finora con difficoltà non riesce ad esprimere. Militello Val di Catania, la città che è amministrata dall'onorevole Giovanni Burtone dallo scorso giugno. Sì. Giugno 2017. Ecco, siamo alla vigilia di una festività molto importante che so che sta particolarmente al cuore alla persona Giovanni Burtone, papà partigiano, il 25 aprile è proprio a ridosso. Partiamo da questo. Sì, noi stiamo organizzando la festa della liberazione, non la faremo il 25 aprile perché il 25 aprile di mattina c'è un raduno a Catania provinciale, quindi io intendo partecipare, l'ho fatto sempre con mio padre, lo accompagnavo da ragazzo, poi da studente, poi anche da parlamentare, insieme facevamo questa sfilata, quindi tornerò a Catania. Nel pomeriggio ci è sembrato sbagliato farlo perché purtroppo è diventata una giornata diciamo dal sapore anche consumistico. Perché una tanti vanno tanti in campagna così per il 1° maggio, quindi noi quindi abbiamo scelto di fare il 29, che è la domenica, faremo una messa in ricordo della domenica successiva. La domenica successiva alle 11, poi andremo in corteo monumento della Resistenza, perché Militello abbiamo un monumento della Resistenza che è vicino a quello dei caduti, è un monumento che, devo dire, lo dico con un punto di orgoglio, ha sostenuto mio padre, lo ha chiesto alle varie amministrazioni comunali, e ricorda, oltre che la Resistenza in senso largo, anche questa specificità della Repubblica Ossolana, dove mio padre fu partigiano e partecipò quindi alla liberazione della prima Repubblica partigiana e democratica, e quindi è dedicato ai Fratelli di Dio, che sono siciliani che morirono nell'Ossola, è dedicata pure a Salvo d'Acquisto, perché c'è una parte, proprio questa pietra tagliata, questa vita spezzata a Salvo d'Acquisto, quindi una delle figure simboliche. Questo monumento a Militello. Quindi una figura simbolica, quindi porteremo la corona da loro, ci sarà anche una recita della lettera di Salvo d'Acquisto, di qualche altro condannato a morte, perché ci sarà il discorso celebrativo del sindaco, molto breve, sobrio, ricorderemo questo momento così importante per la vita dell'Italia, perché come diceva mio padre, io lo ricordo sempre, loro salirono in montagna perché dovevano cacciare lo straniero, i tedeschi, ridare la democrazia al nostro paese, ma perché volevano un'Italia più giusta. Quindi noi ricordiamo la Resistenza sapendo che c'è davanti una traiettoria, un cammino che è quello di rendere le nostre istituzioni adeguate ai bisogni delle comunità, e quindi la Resistenza non come ricordo storico ma come attività permanente in cui incidere per una società più giusta. Attività permanente, la Resistenza nel 2018, sembra anacronistica, sembra uscito fuori dai libri di storia, diciamo. Nella nostra società,
che senso ha oggi? Guardi, oggi ha un senso perché, ripeto, parlare di una società giustizia. Però non c'è questa verba, non c'è questo. Ma la dobbiamo, presenza. Io guardi, credo che lo si debba riproporre, cioè se la politica non ritrova questa sua autenticità di valori, sarà sempre più svilita, sarà sempre più tecnocratica, sempre più in mano ad alcuni poteri che saranno esterni alla democrazia. Quindi io credo che trovare la tensione ideale all'interno del mondo della politica sia indispensabile e i valori della resistenza in questo sono di grande attualità. Parlare di una società più giusta significa mettere a centro i temi delle difficoltà che vivono i nostri comuni in termini sociali, l'allargamento della forbice, la presenza di più persone che sono in difficoltà, che sono più poveri e quindi l'impegno dell'istituzione ad essere prossimi, ad essere vicini, ad utilizzare tutte le risorse, quindi l'associazionismo, il volontariato, le risorse che possono arrivare anche dal livello nazionale, regionale e poi mettere al centro il tema più difficile, quello che richiede maggiore scommessa, che è il diritto di cittadinanza piena, che è il diritto al lavoro. Quindi è un percorso che io credo debba essere richiamato e noi vogliamo vivere questo momento del ricordo della resistenza sapendo che c'è un ricordo storico ma c'è anche un'attualità di pensiero. Onorevole Purtroppo, ci arriviamo alla conclusione. Militeri, c'è qualcosa in particolare? No, poi organizzeremo anche la festa del 1° maggio. Ma ne parliamo dopo, spero di poterci incontrare anche prima. Ecco, e poi abbiamo avuto questo risultato così significativo, siamo stati tra i comuni premiati dalla regione siciliana per aver raggiunto il 65% della raccolta differenziata. Io ho voluto fare una cosa simbolica, a noi hanno dato un diploma alla regione, però questo diploma non l'ho voluto tenere io al comune. L'ho regalato, l'ho donato al dirigente scolastico e quindi ai ragazzi delle scuole elementari e medie che ho incontrato e che avevo prima incontrato quando ho raccomandato loro con una lettera che ho dato personalmente di stimolare i propri genitori, certo, i propri nonni, i propri zii a fare meglio la raccolta differenziata. Ho detto questo risultato che abbiamo ottenuto è merito vostro, però non allentiamo la presa, certo, cerchiamo di lavorare sempre più per migliorare la nostra comunità. Ci sono margini di miglioramento di questa percentuale? Io credo che ci siano margini di miglioramento, anche se ci sono due problemi. Il primo è quando si raccoglie l'indistinto, cioè la gente alla fine l'indifferenziata e mette tutto dentro. Far comprendere che cosa vuol dire indifferenziata. Questo qua, e quindi bisogna lavorare non solo con le multe, ma bisogna lavorare convincendo i cittadini. Educando. E poi c'è il furbetto, sempre lo sporcaccione che prende il sacchetto, lo mette nelle strade limitrofe ai paesi. Quindi questo è un lavoro costante, bisogna tenere, io mi auguro, spero che ci possa essere un impegno. Molto dipende dal decoro che diamo alla città. Noi siamo molto attenti nella gestione anche dell'attività degli operatori ecologici, li tutti i giorni sorvegliamo, cerchiamo di capire. E io ai bambini ho chiesto proprio questo, aiutateci, anche il dirigente scolastico è stato in questo molto pressante, ha detto guardate la città si tiene pulita, non solo se puliscono i turbini, ma anche e soprattutto se la teniamo puliti tutti, quindi anche noi cerchiamo di evitare di buttare la carta, le cicche e tutto il resto, quindi è un lavoro quotidiano, stiamo lavorando con impegno, tra l'altro, ripeto, credo i cittadini stiano avvertendo che ci sia un'attenzione notevole da parte delle istituzioni. Io ho guardato subito al lavoro nei quartieri più difficili, quelli che nel tempo sono stati, mi si permette, abbandonati. Abbiamo risolto problemi di fognature nelle case popolari che sono localizzate in diverse aree del paese e non erano affrontati da decenni e noi abbiamo fatto, credo, il nostro dovere nell'immediatezza, quando ci è stato richiesto un intervento non abbiamo fatto passare 12 ore, ecco, questo è segno di un'amministrazione che rispetto ad alcune cose cerca di dare risposte importanti. Bene, chiudiamo questo spazio, ringraziamo l'onorevole Giovanni Burtone.
grazie. Sindaco della città di Militello, grazie della disponibilità. Non avevamo programmato questa sventagliata di argomenti, però data la levatura del personaggio credo che è stato efficace e gradevolissimo, grazie. Diciamo anche ad ascoltarlo. Grazie, buon fine settimana. Chiudiamo questa trasmissione. Vi ringrazio la cortese attenzione e vi rinnovo l'appuntamento a martedì prossimo, 24 aprile, dove appunto faremo un confronto anche sul significato oggi della ricorrenza del 25 aprile. Buon proseguimento, buon fine settimana, alla prossima, buona serata.